Ciao ragazza, una tipologia di video diversa sul mio canale che vi assicuro non vedrete tutte le settimane, non perché non mi piaccia come tipologia di video, ma per il fatto che io lavorando da lunedì al sabato io preparo a mio marito la lista della spesa in base alle varie tipologie di offerte, quindi in base ai deplan che arrivano, gli segno il nome del supermercato, cosa mi interessa, gli faccio delle liste e quindi va lui il sabato mattina mentre che io sono al lavoro, in modo da avere appunto più tempo il fine settimana per noi, per registrare, per fare comunque per andare in giro. Però oggi dovevo fare comunque la spesa in questo negozio che si chiama Sapore di Mare. È un negozio che vende praticamente tutto pesce surgelato e ci sono già piatti pronti, pesce fresco per modo di dire, pesce da cuocere e così via. Io ci vado spesso perché è comunque comodo, il pesce comunque è già pulito, è comunque congelato e gli attacchi i bigliettini dopo vi mostro e c'è scritta la scadenza, vi spiegano come comunque si deve cucinare e così via. Vi ho fatto il video più che altro non quanto per farvi vedere la spesa che magari non so se vi interessa la tipologia, però perché praticamente hanno un'ottima promozione, ossia in base all'importo che si spende sullo scontrino, io ad esempio ho speso 57,27 euro. Mi è stato dato questo buono che è valido fino al 17 di luglio, che mi permette di avere lo sconto del 50% sulla mia prossima spesa. Però aspettate, non è il 50% di quello che spenderete nella vostra spesa, ma è il 50% dello scontrino. Quindi, per quel 50% vuol dire che io nella prossima spesa devo fare una spesa minima di 57,27 euro, che è lo scontrino di oggi, e io avrò uno sconto pari al 50%, quindi che è il buono, che sono 28,64 euro. In quella spesa mi verrà dato un ulteriore buono che sarà praticamente pari alla metà dello sconto che avevo in questo scontrino. Quindi così la commessa me l'ha spiegato. Quindi se io entro 2 settimane vado a fare un'altra spesa di 60 euro, la pago 32. Da lì mi verrà dato un buono di 14 euro, penso, non penso che sia più il 15% sulla spesa, ma magari vi aggiorno. Mi sembrava un'offerta interessante anche perché questo negozio, Sapore di Mare, c'è in tantissime città, già soltanto a Brescia comunque ne abbiamo 3-4 negozi, credo, anche in provincia. Quindi comunque mi sembrava una bella idea di farvi il video perché comunque il 50% è tanto, io ne ho spesi 57, però la prossima volta ne spendo 30 o quello che sia, mi scalano comunque 28 euro, mi sembra un'ottima cosa. Iniziamo e vi mostro cosa ho preso velocemente prima che mi si scongeli. Io non ho la borsina per il fatto che le borsine, quelle termiche, si rompono subito. Loro vendono anche quelle tipo con la cerniera, tipo gli zainetti, però il problema è che le avevo già provato a comprare 2 volte e si rompono. Quindi noi andiamo con la borsa frigo, con dentro i ghiacci, faccio la spesa, metto subito tutto dentro in modo di cercare di non spezzare la catena del freddo, che è la cosa più importante per non far andare in malora il prodotto. Quindi noi andiamo col frigo, con i ghiacci dentro, come arriviamo a casa buttiamo tutto in freezer ed è sempre tutto perfetto. Poi comunque ce l'ho 10 minuti di macchina. Iniziamo e vi mostro cosa ho preso. Allora, iniziamo con queste che sono cotolette di mare preferite e ti dicono già che la cottura viene fatta in pentola 4-6 minuti, la scadenza è dell'1 settembre. Poi, queste sono le croccolone e gli spinaci. Queste qua vanno fatte al forno per 15 minuti a 180 gradi. La scadenza è il 1° agosto. Praticamente loro hanno delle bilance che però non possono essere più utilizzate come era una volta per i prodotti. Cioè, tu puoi utilizzarle per verificare il peso, però devi fare lo scontrino e viene tutto pesato alla cassa perché, come al solito, la gente rubava. Poi ho comprato il totano gigante del Pacifico, scade il 9 di ottobre e cuoce da far bollire 10-12 minuti. Vi assicuro che l'ho già comprato ed è buonissimo perché rimane tenerissimo, senza le menate di avere comunque il polipo normale. Queste sono le cozze, semplicemente la polpa di cozze, queste sono quelle cilene, vanno scottate in padella per 2 minuti e sono a posto, scadono il 31-12-2017.
E come vedete, scrivono anche quando sono state acquistate, quindi voi oltre la scadenza avete anche il giorno in cui comunque le avete acquistate per rendervi conto dell'acquisto. Ok, andiamo avanti. Ho messo via intanto il resto della roba. Questi sono i tranci di verdesca, vanno cotti in padella per 10 minuti. La scadenza è del 1° dicembre 2017 e come per tutto viene riportata la data in cui è stato acquistato. Questo è il preparato per risotto alla pescatora che io utilizzo sia per fare i risotti che comunque per fare la pasta ai frutti di mare, perché io non amo trovarmi dentro pezzettini di conchiglie o se no trovarmi il gambero da sgusciare, quindi preferisco comprarli così. Questi scadono il 5 agosto del 2017. Ultima cosa, poi vi dico i prezzi. Queste sono sempre le croccole, però queste sono gli spinaci, è sempre praticamente del merluzzo con dentro una cremina o agli spinaci o alla pizzaiola e sono ottime. Ok, abbiamo messo via tutto perché non volevo far andare in malora al pesce, vi dico i prezzi. Allora, le croccolone alla pizzaiola e anche quelle agli spinaci hanno lo stesso costo, non vanno a peso ma vanno a pezzo e costano 89 centesimi a pezzo. I tranci di verdesca invece, quelli vanno a peso. Costano 7,90 euro al chilo. Dopo abbiamo la polpa di cozze cilene, costano 8,99 euro al chilo. Il totano gigante. No, ragazzi, ho fatto confusione. Ok, no, le pizzaiole, tutto ok, preparato per risotto. Eccolo qua, dove ho sbagliato. Ok, no, vi ripeto. Se sbaglia nella vita, non sono perfetta. Allora, le croccole sono 89 centesimi. Il preparato, infatti, non mi tornavano i prezzi per quello che mi sono fermata. Il preparato per risotto, che io quello che vi ho detto uso anche per fare comunque gli spaghetti e frutti di mare, costa 10,90 euro al chilo. I tranci di verdesca costano 4,99 euro. Me ne sono accorta dalla verdesca perché ho detto cavolo, ho sbagliato a farmi lo scontrino. No, sono io che sono rincoglionita e non sono capace a leggere. Poi la polpa di cozze cilene costa 7,90 euro al chilo, comunque sono buonissime perché a me piace moltissimo la pasta saltata con le cozze pomodoro, la trovo buona e così non ho la menata di stargli a pulire le cozze. Poi abbiamo il totano gigante del Pacifico che costa 8,99 euro al chilo, le croccolone agli spinaci ve l'ho già detto, sono sempre 89 centesimi, sia che siano alla pizzaiola che agli spinaci, sono i due gusti che hanno. E poi ho ben preso le cotolette di mare che anche queste vanno a pezzo e costano 0,49. Loro hanno articoli sia che vanno a pezzo sia che vanno al chilo. Hanno tantissime cose, oltre che comunque vendono anche la pasta all'uovo, pasta un po' particolare. Hanno diversi comunque prodotti come condimenti. Hanno moltissime cose comunque tutte inerenti proprio al cucinare col pesce. Poi comunque hanno molti piatti pronti del tipo paella, sia fatta comunque con verdure, con pollo, con polipo. Ad esempio oggi c'era quella al polipo che veniva a 4,90 euro al chilo, quindi non veniva tanto. Hanno i ravioli, vari tipi di pasta, gnocchi, di tutto. Hanno anche vari tipi di contorni, sia con pesce che con senza. Trovate le olive alla scolana, trovate anche non solo pesce, perché trovate anche i nuggets, trovate i cordon bleu, le cotolette, quelle comunque di pollo, hanno varie cose come anche vari tipi di patate, trovate le patate quelle che piacciono tanto ai bambini con le faccine che ne vanno matti, trovate quelle in stile texano, insaporite in vari modi, hanno proprio un frigo tutto pieno di patate in tutti i modi, le patate duchessa e tutto quello che volete. Io ve lo consiglio perché comunque permette di comunque avere il pesce. Molto spesso hanno dei prodotti in promozione. Quando si entra, loro hanno delle vaschette rosse. Tutto quello che vedete nelle vaschette rosse sono prodotti che comunque sono in offerta. In questo caso c'era fuori questa promozione, però io sinceramente da fuori non si capiva perché gli dicevano di guardare il negozio. Una volta arrivati in cassa, la ragazza mi ha spiegato: danno sempre dei buoni, perlomeno negli ultimi mesi, perché io era da parecchio tempo che non andavo, ritornato ad andare a dicembre, prima comunque sì, prima dell'ultimo dell'anno, e in questo negozio, perché una volta andavo a Brescia, poi ho scoperto che ce n'è uno a Capriolo, che mi è più vicino, e praticamente ho iniziato ad andare lì e loro ti danno sempre bene o male un buono, delle volte è su tutta la spesa, delle volte solo su prodotti specifici.
Io oggi ci sono andata a casa perché comunque ho ospiti settimana prossima, volevo comprare il pesce, lì mi trovo bene e sono andata lì e c'era fuori questa promozione. Per questo ho pensato comunque di farvi il video perché comunque il pesce lo mangiamo un po' tutti, poi comunque non c'è solo pesce ma c'è anche verdura, anche già pronta per chi comunque lavora non sempre ha tanto tempo, soprattutto se magari si hanno ospiti all'ultimo minuto, quindi mi sembrava una buona idea. Ve lo dico subito, no, come vi ho detto all'inizio, non lo troverete spesso, non perché non mi piace la tipologia di video, la guardo anch'io, però proprio perché facendo la spesa mio marito, cioè dovrebbe star lì a filmare e registrare dopo e non se ne parla, cioè ci perdo 2 giorni perché registrare con la voce dopo è difficilissimo perché comunque logicamente io devo commentare su una finestrella grande così, quindi più piccola del telefono non si vede bene cosa commento ed è molto difficile. Io spero che come tipologia di video l'abbiate trovata interessante, anche se non è proprio tipica del mio canale. Magari ogni tanto può capitare che la troverete, non vi assicuro con che periodicità, dipende se vado io con mio marito a fare la spesa, però quando trovo offerte di questo tipo col 50%, se ho la possibilità di registrarlo, sicuramente ve lo faccio perché comunque risparmiare penso che piaccia a tutti, il 50% è tantissimo. Perché in questo caso è proprio su tutta la spesa, quindi vendono comunque anche pesce comunque pregiato, quindi il 50% penso che sia ottimo per chi vuol fare magari una cena un po' più particolare. Spero che vi sia piaciuto, ciao a tutte e alla prossima!